Nella struttura Central Fitness di Sorrento, Shazanil, danzatrice e insegnante, ha svolto uno stage di danza del ventre. Ieri durante il pomeriggio è stato proposto lo studio completo di una coreografia di questa disciplina orientale. Presente il responsabile Danza Italia, il maestro di pop Danilo Ravnic, che ha commentato soddisfatto il risultato raggiunto, sottolineando l'armonia e l'atmosfera creata tra le stagiste e gli insegnanti. Momento divertente con la lezione di belly reggaeton, una fusione sempre più in voga e apprezzata dalle giovanissime. Vediamo il servizio. Amiche ed amici sportivi di TV Sorrento, salve a tutti. Siamo qui all'esterno del Central Fitness Club di Sorrento, dove a breve con le nostre telecamere andremo a seguire un importante evento di danza del ventre, evento organizzato dalla maggiore esponente di tale disciplina in penisola sorrentina, Shazanil. Ecco, adesso con le nostre telecamere ci accingeremo ad entrare. Amiche ed amici sportivi di TV Sorrento, salve a tutti. Siamo qui oggi dal Central Fitness Club, nota palestra di Sorrento, per un grande evento di danza del ventre. Siamo qui con il maestro Danilo Ravnic. Danilo, che è maestro di pop, nonché general manager del portale Danza Italia. Danilo, parlaci un poco del tuo portale. Allora, innanzitutto Danza Italia nasce proprio per il benessere del ballerino, con l'informazione, organizzazione di eventi e in più dalla possibilità comunque ai ragazzi di essere sempre informati su tutto quello che accade nel mondo della danza in maniera molto istantanea. Anche a disposizione c'è un forum sul sito dove i ragazzi comunque si scambiano consigli, idee e opinioni riguardante il panorama e il palcoscenico italiano. Danilo, oggi sei per la prima volta a Sorrento. Perché hai scelto Sorrento? Parlaci un poco di questa tua scelta. Abbiamo scelto Sorrento perché ci sono grandissimi artisti come Shazanil qui e cioè che danno un tocco veramente di classe a noi campani, perché noi campani qui abbiamo davvero tanto talento e tanta professionalità. E ci sono professionisti proprio tipo come Shazanil che riescono a dare a questi giovani ragazzi la giusta cultura e indirizzarli per la giusta strada per avere una formazione tecnica molto avanzata. Appunto, ci hai detto, quindi hai scelto Shaza anche come
promoter per il tuo portale e quindi è lei il simbolo per voi. Shasa ormai per Sorrento, ecco, Sorrento più danza del ventre significa Shasa. E quindi non c'è veramente, hai fatto probabilmente la scelta giusta. Sì, la cosa importante da dire è che Shasa non è stata scelta solo da me, ma da una commissione di esperti nel settore, e è stata valutata per caratteristiche tecniche e di bravura nella lezione, nel rapportarsi con le persone, riguardante alla sua carriera, al suo curriculum, che è un curriculum di tutto rispetto. Comunque non dimentichiamo che è stata presente ai campionati mondiali in Turin, in Egitto, e sempre all'estero, comunque in Tunisia, in Egitto, in Italia, come rappresentanza. Shasa comunque sempre presente dappertutto, quindi... Ormai è un fenomeno di caratura, sì, mondiale. Eccola qui appunto la nostra Shasa Neal. Grazie dei complimenti. Shasa, quindi ti ha alloggiato a tutto tondo. Parlaci un poco di questa manifestazione che hai organizzato. Allora, innanzitutto sono contenta che collaborare con Danza Italia per me è un onore. Poi, come mi piace sempre sottolineare, la danza del ventre è una danza, è un'arte antica, ma che in Italia ancora si è divulgata abbastanza. Sono felice di questo evento soprattutto perché ci sono tante bambine che partecipano, è una novità. La danza orientale è capace di regalare portamento, grazia ed eleganza, e non ha nulla in meno rispetto a tutte le altre discipline che possono studiare delle bambine piccole. Ecco, perché scegliere la danza del ventre a discapito di altre discipline di danza? Allora, la danza del ventre, come tutte le discipline in assoluto, vabbè, non è che... Però è particolare perché non fa discriminazioni. Tutte possono partecipare, non c'è discriminazione di età, possono farlo le signore, non c'è una caratteristica fisica precisa, tutte possono farle magre, grasse, alte, basse, di qualsiasi età, e quindi davvero questa ti apre la porta a tante persone, a tante donne, la danza femminile per eccellenza, e quindi sono felice di insieme a Danza Italia di divulgarne i principi e cosa ci insegna. È nata quindi una ottima sinergia tra te e Danza Italia. Shasa, noi di TV Sorrento ti ringraziamo, siamo stati felici di venirvi a seguire, e facciamo l'in bocca al lupo a te, facciamo l'in bocca al lupo a Danilo per la carriera e a tutte le tue allieve per il loro futuro.